Eccoci, con grande piacere ritrovo oggi Enrica Perucchietti. Ciao Enrica, ben trovata con me. Ciao Beatrice, buongiorno a tutti. Giornalista, scrittrice, Enrica Perucchietti oggi ci aiuterà ad entrare nel mondo del neomalthusianesimo, del quale si parla già da un po', con aspre critiche che vengono fatte soprattutto alle persone che cercano di tirare avanti, diciamo, questa sorta di teoria che sostiene che la sovrappopolazione tra le classi povere possa inficiare la qualità della vita. E da qui a fare, come dire, il discorso secondo il quale siamo in troppi in questo mondo, le risorse non bastano, aiuto, l'ambiente è in grossissima difficoltà, c'è troppa CO2, insomma, sono tutti quanti argomenti che a qualcuno sembrano correlati ed impauriscono. Tu che dici? Ma impauriscono, però in realtà se noi andassimo alle origini, cos'è il neomalthusianesimo e quindi automaticamente a che cos'è il malthusianesimo e chi era Thomas Malthus, riusciremo a chiarirci le idee e anche a distinguere che cos'è vero e cos'è cospirazionista. E vedremo che di cospirazionismo qua c'è davvero pochissimo, perché è tutto nero su bianco. Allora, innanzitutto Thomas Malthus, che era un membro di spicco della Royal Society, nel 1798 diede alle stampe un saggio particolare, il saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società, a cui poi si sarebbero rifatti tutti i teorici appunto del cosiddetto malthusianesimo, poi ripreso verso la fine degli anni 60, diventato neomalthusianesimo e ancora sul denatalismo. Allora, Malthus era in qualche modo un economista, ma soprattutto era un pastore anglicano e in qualche modo aveva dedotto che la popolazione tende a crescere in maniera geometrica, mentre invece le risorse, gli alimenti crescono in maniera aritmetica e che quindi era necessario, e qua lo ribadisco, siamo nel 1798, già allora diceva che era necessario porre un freno diciamo, all'aumento della popolazione, alle nuove nascite, soprattutto tra i poveri, per limitare quindi l'aumento dei poveri e in qualche modo limitare la povertà. Quindi, in qualche modo, Malthus innanzitutto era contrario ai sussidi per i meno abbienti, che erano già noti dal Medioevo, le poor laws, le leggi per i poveri. Quindi innanzitutto proponeva di togliere i sussidi perché in qualche modo, secondo lui, i sussidi avrebbero garantito alla popolazione di continuare a riprodursi, a lavorare poco o comunque di vivere in povertà. Poi, da pastore anglicano, diciamo che professava che cosa? Professava la castità o comunque di cercare di aumentare l'età del matrimonio in modo che non ci si sposasse troppo giovani, si iniziassero, no, a fare figli, quindi cercava di incentivare la castità, ma poi da scienziato, qual era anche, prevedeva tutta un'altra serie di metodi, insomma, un po' più drastici, dalla sodomia, incentivare la sodomia perché ovviamente non avrebbe portato alla riproduzione, ma anche, insomma, vi erano anche delle limitazioni in qualche modo di carattere più repressivo che avrebbero fatto sì che la popolazione non sarebbe più aumentata, come per esempio le guerre, le epidemie e le carestie. E questo trittico, guerra, carestia, epidemia, appunto, ne parlava, lo metteva nero su bianco Malthus. Quindi in qualche modo il pensiero di Malthus, questo saggio che è stato molto criticato da grandissimi anche filosofi, oltre che economisti, ma pensiamo anche da Marx nel Capitale, ma è stato ripreso invece da molti altri, ha dato vita appunto al cosiddetto malthusianesimo, che si è poi unito soprattutto alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento con il pensiero eugenetico, con quindi la nuova l'eugenetica, soprattutto l'eugenetica, insomma, britannica. E abbiamo anche qua, diciamo, una dinastia che ha portato avanti il pensiero malthusiano e l'eugenetica, che è quella degli Huxley.
prima con Thomas Huxley, ribattezzato il mastino di Darwin, che era colui che in qualche modo era riuscito a far passare come un vero e proprio dogma di fede il darwinismo, da cui si genera anche quella, diciamo, quella corrente di pensiero che è il darwinismo sociale, su cui in qualche modo si innesterà l'eugenetica, e poi ovviamente i nipoti, da un lato Julian Sorrell Huxley, che sarà anche il fondatore, il primo direttore dell'UNESCO, e dall'altro il fratello Aldous Huxley, che conosciamo soprattutto come, oltre che saggista, come romanziere. Oltre a costoro abbiamo un altro personaggio, un altro romanziere famosissimo, ancora più famoso di loro, che è H.G. Wells. H.G. Wells non è stato soltanto un romanziere, soprattutto di fantascienza, La guerra dei mondi, Un uomo invisibile, L'isola del dottor Moreau e via discorrendo, La macchina del tempo, ma era innanzitutto aveva studiato biologia con Thomas Huxley, poi aveva iniziato a collaborare, una collaborazione molto proficua, fitta, con Julian Huxley, con cui avrebbe anche scritto insieme delle opere dei saggi. E tra l'altro proprio negli anni 20 del Novecento, adesso me lo sono segnato così ve lo leggo, iniziamo a vedere nero su bianco che cosa pensavano questi personaggi, perché se no quando si parla di diciamo di dinastie legate al potere, mondialiste e tutto il resto, e della depopolazione, sembra di fare complottismo. Se invece andiamo alle origini e capiamo come nascono certe correnti di pensiero, ci rendiamo poi anche conto della loro evoluzione, della loro genesi e in qualche modo dell'humus culturale in cui sono sorte e sono nate. Certo. Allora, Wells dichiarava la necessità di una radicale riduzione delle nascite nell'ottica della creazione di un nuovo ordine, cioè letteralmente di un nuovo ordine mondiale. Wells, tra l'altro nel suo libro La cospirazione aperta, di Open Conspiracy, auspicava la creazione di un ordine globale che si sarebbe creato dopo la distruzione ovviamente di tutti i vari stati. Ci sarebbe dovuta essere una cessione di sovranità dei vari stati per poter confluire all'interno di questo ordine globale. E scrive Wells: la comunità mondiale che noi desideriamo, la comunità mondiale organizzata che conduce e assicura il proprio progresso, esige quale condizione principale un controllo deliberato della popolazione. Questo concetto poi ritorna molto spesso anche nelle opere anche curate da Julian Huxley, perché appunto il malthusianesimo, il controllo della popolazione, è uno dei punti cardine degli architetti del mondialismo. I mondialisti sostengono la necessità di controllare, se non addirittura di ridurre il numero della popolazione mondiale, perché rifacendosi appunto in qualche modo alle stime di Malthus e poi avendole ovviamente affinate nel tempo, considerano sempre che gli alimenti in qualche modo aumentano in maniera aritmetica, mentre invece la popolazione in maniera geometrica, siamo troppi e la povertà dipende proprio dalla sovrappopolazione. Questo pensiero, che come dicevo prima poi si andava a incardinare anche con l'eugenetica, quindi anche la selezione razziale e tutti gli orrori che noi ben conosciamo, viene poi ripresa, diciamo, negli anni 60, in realtà già nel 1952 c'è la fondazione a New York del Population Council, e a Bombay c'è la fondazione dell'International Planned Parenthood Federation, che sono entrambi due enti che sono stati comunque voluti da Rockefeller, che in qualche modo rilanceranno questo interesse, quasi ossessione, per la questione demografica. E da quel momento in poi vi saranno anche tutta una serie, diciamo, di ricerche, di progetti, di investimenti proprio sulla questione della demografia. Poi pian piano il pensiero neomalthusiano, che come dicevo prima subisce poi una forte accelerazione soprattutto dal 68 in poi, si impone progressivamente anche in qualche modo all'interno di tutti quei fenomeni che sembrano apparentemente rivoluzionari e corrosivi, e rientra in qualche modo all'interno
di tutti di quei fenomeni che in realtà poi sono in qualche modo anche eterodiretti, coordinati dalle grandi elite, e finiscono per essere di nuovo, ma in realtà c'è sempre, non c'è mai stata un'interruzione, cioè le grandi dinastie, i grandi potentati, le grandi elite hanno sempre avuto in qualche modo, sono sempre state ispirate dal maltusianesimo e dal neomaltusianesimo, ed è per questo che alcuni personaggi anche, insomma, molto in vista, molto famosi, che vengono addirittura riconosciuti come dei filantropi, hanno in questa ossessione per il contenimento della popolazione, per il neomaltusianesimo e per tutta una serie, insomma, di attività che potrebbero essere anche un pochino più drastiche, come quelle appunto che paventava, che auspicava Malthus. Sì, anche perché tu nel tuo modo hai fatto riferimento, insomma, ad un personaggio che noi conosciamo anche molto bene, che è stato proprio additato come tra coloro che desidera, diciamo, effettuare una sorta di spopolamento del mondo. Ci riferiamo a Bill Gates. Questo è quello che gli è stato attribuito da molte persone che, sentendo i suoi discorsi pubblici in tanti congressi e in alcune manifestazioni, sembra che abbia espresso questa volontà di contenere, diciamo, il numero della popolazione mondiale. Ma il punto è: come mai queste persone che appartengono a queste categorie, no? Quella che viene definita da qualcuno l'elite, come mai questa gente è così tanto dedita a questi progetti, che poi, insomma, si è visto alla fine l'aumento della popolazione non è così rilevante come si vuole far credere? Guarda, ti faccio rispondere da Chesterton, direttamente da Chesterton, che nel 1922 in Eugenetica e altri malanni rispondeva appunto ai sostenitori dell'eugenetica, quindi comunque anche agli Huxley, a H.G. Wells, e rispondeva anche ai sostenitori del maltusianesimo, perché spiegava che eugenetica e maltusianesimo non sono dei mezzi per garantire migliori condizioni alla popolazione, quindi per, diciamo, salvare la popolazione dalla povertà, per emancipare la popolazione dalla povertà, ma al contrario sono un metodo per mantenere i poveri nella loro situazione di schiavitù, ok? Cioè Chesterton risponde spiegando: occhio, perché in realtà voi volete soltanto migliorare la condizione di quelli che voi già ritenete i migliori, i perfetti, attraverso anche in qualche modo la selezione razziale, e dall'altro volete contenere la popolazione non perché vi sta a cuore la povertà e quindi debellare la povertà e quindi migliorare le condizioni dei poveri, della popolazione in generale, ma semplicemente perché vi fa comodo, ossia per continuare a mantenere la popolazione in schiavitù, cioè per in qualche modo poter continuare a controllare e a sfruttare meglio le masse. E io mi sono fatta un'idea, francamente, un'idea personale, però dato che comunque questo pensiero del contenimento della popolazione, ma addirittura della depopolazione, cioè ci sono dei saggi, anche nel saggio dell'umanesimo, sull'umanesimo, che era stato curato da Julian Huxley, c'era anche un contributo del fratello Aldous, lì è tutto nero su bianco, molto chiaro, perché diciamo, il pensiero è esattamente quello di Malthus: bisogna contenere la popolazione, ma se non si dovesse riuscire, perché questa dovesse continuare a crescere in maniera geometrica, si dovranno trovare anche delle misure repressive per diminuirla, ok? E questo lo ribadisco, ne parlavamo già con Gianluca Marletta in Governo Globale, è uno dei punti cardine del mondialismo. Ma perché? Ma se tu vuoi costruire, tu elite, tu tecnocrazia, chiamiamola come vogliamo, vuoi costruire uno stato unico, uno stato mondiale, un nuovo ordine,
e devi automaticamente poi garantire in qualche modo, garantirti un controllo della popolazione per evitare che poi ci siano sacche di resistenza, proteste, rivoluzione. Sappiamo che il controllo sociale, l'ingegneria sociale, la manipolazione e oggi la sorveglianza sono i metodi in qualche modo aurei del potere per garantire la propria infallibilità, per garantire la propria stabilità. È ovvio che meno sono le persone, più ristretto il numero della popolazione e più facilmente si potrà esercitare il potere. Non è un caso che nelle distopie di questi personaggi, a partire dal Mondo Nuovo di Huxley, arrivando anche a 1984, comunque questi governi unici mondiali che si creano, in particolare quello di Huxley, che Orwell, c'è già una suddivisione in macrostati, avvengono dopo delle catastrofi, quindi sono ambientati in una situazione, diciamo, post-apocalittica, dove sono rimasti soltanto 1 miliardo di persone, 2 miliardi di persone, 500 milioni di persone, cioè un numero, un'unità selezionata, proprio perché altrimenti è difficile, se non praticamente impossibile, riuscire a dare vita a uno stato mondiale, perché più sono le persone e più ovviamente sarà difficile controllarle, sorvegliarle e ottenere da queste il consenso. Beh, noi di fatto non diamo risposte, cioè attraverso anche le cose che tu hai letto e attraverso il discorso che insomma si è delineato fino a questo momento, noi cerchiamo soprattutto, credo, di far riflettere chi ci segue su come si stanno conducendo le cose oggi e come certe idee possano radicarsi ancora oggi nella società attuale, sebbene abbiano almeno 200 anni, nella migliore delle ipotesi. Quindi, cioè, vorrei anche con te, cioè, riuscire a capire come mai ciclicamente ritornano sempre gli stessi obiettivi da dover perseguire e come mai questa gente non trova pace, diciamo, in un certo senso, cioè si insegue un argomento via l'altro, quindi c'è questa situazione, poi c'è quella della sanità, poi c'è quello del controllo, poi c'è quello della sicurezza, poi c'è la salute, poi, cioè è un andirivieni incessante di emergenze. Ma perché in realtà non è che questi, diciamo, questi punti, queste visioni, questi, insomma, disvalori vanno e vengono. Ci sono sempre stati da quando si sono sviluppate certe visioni o certe ideologie. Da quando si è sviluppato in qualche modo il darwinismo sociale, che poi si è legato al neomalthusianesimo, all'eugenetica e tutto il resto, questo pensiero è stato assolutamente lineare. Magari in alcuni momenti è rimasto in qualche modo sotto traccia, ha agito sotto traccia, ma è sempre rimasto monolitico e anche coerente con se stesso. Sono poi magari gli osservatori esterni che pensano, perché non se ne sente parlare per un po', che certe tematiche siano passate di moda o che non vengano più riproposte, ma non è così, perché poi, come ben sappiamo, vi è anche un passaggio di consegna all'interno delle elite tecnocratiche, perché poi sono, cioè, ci sono delle grandi famiglie, delle grandi dinastie che, sia perché sono dei potentati economici, sia per altri meriti più, che ne so, culturali, scientifici o altro, come per esempio gli Huxley, in qualche modo si passano come in una staffetta il testimone. E il testimone è questa visione, la visione appunto mondialista, di cui ti spiegavo anche prima, era un fervente sostenitore H.G. Wells. All'interno ovviamente di questa visione confluiscono dei punti cardine, ne parlavamo proprio con Marletta nella prima parte del libro curata proprio da Gianluca. Vi erano i punti cardine del mondialismo, quali sono, quando nasce in qualche modo quest'idea del mondialismo? Noi la facevamo risalire
perché ci sono delle prove incontrovertibili, poi il resto, se la vuoi ancora far risalire indietro, diventa già comunque più virtuale o comunque più difficile da dimostrare concretamente a livello giornalistico e storico, però dalla Controriforma in poi si crea quello stato di spirito molto chiaro, delineato, che arriva fino a noi. Ovviamente poi dagli anni, dal fine 800 e gli anni 20, 30 del Novecento a oggi, la situazione, lo sviluppo tecnologico ha anche, oltre che quello scientifico, ha anche permesso ad alcuni personaggi di ricorrere ad altre ricerche, ad altri progetti, e quindi queste tematiche si sono andate a innestare su che cosa? Lo spiegavo proprio in Cyberuomo: dal darwinismo sociale si arriva al transumanesimo. Il transumanesimo nasce proprio in quell'ambiente. Non a caso colui che dà la prima definizione, la seconda, la prima possiamo attribuirla a Teilhard de Chardin, ma la prima definizione classica che viene sempre ripresa del transumanesimo è proprio Julian Huxley. E quindi capisci che è molto chiaro, cioè per capire dei fenomeni di oggi bisogna risalire sempre alle origini per capire chi ha maturato certe visioni, come hanno potuto anche sopravvivere nei secoli oltre che nei decenni, perché grandi personaggi, tecnocrati, imprenditori o altro, filantropi per modo di dire, sono ossessionati o comunque hanno sposato questo tipo di visione. Se si studia la storia di certi processi è tutto molto molto chiaro e non ci sono complotti, perché è tutto nero su bianco, cioè che ci siano semmai delle trame a scapito della popolazione, quindi noi tutti, e la palissiano, ma questi non sono complotti, perché loro mettono tutto nero su bianco, quindi semmai i complotti sì, in qualche modo loro cercano di programmare l'esistenza collettiva di tutti noi, ma non siamo noi che vediamo dei complotti che non ci sono, è tutto chiaro e nero su bianco, quindi si debbano anche mettere in pace quelli che criticano i debunkers o tutto il resto. Sì, beh, questo lo diciamo sempre, no Enrica? Cioè ci sono sempre persone che sono lì pronte a dire e ad additare. Il punto è che, come giustamente hai fatto tu, hai fatto molto bene a segnalare questi autori, che immagino insomma chi è curioso, chi ha voglia di studiare e di ricercare potrà naturalmente leggere, oltre al fatto che insomma ci sono dei video piuttosto esplicativi dei nuovi filantropi in rete che anche questi insomma dicono, non nero su bianco ma insomma vox populi, tutte quelle che sono le loro principali intenzioni. L'unica cosa che mi sento di dire è che pur, come dici tu, essendo una cosa ciclica che va avanti anche già da molto tempo, sembra che tanta gente se ne sia resa conto soltanto in questi ultimi mesi di tutto quello che è il marasma di questo mondo. Perché comunque, sai, negli ultimi mesi c'è stata una tale accelerazione negli eventi e anche nel tentativo di creare un nuovo ordine postumano, pensiamo per esempio alla questione del Grande Reset, che molti hanno iniziato a interessarsi, comunque a voler approfondire, magari hanno avuto anche più tempo perché stavano a casa per una serie di cose, no? E quindi hanno iniziato ad approfondire delle tematiche, spero a leggere dei libri, ma penso tendenzialmente più a cercare le cose su internet e a vedere dei video, e questo è ottimo, però il mio invito è quello di non fermarsi, cioè l'inizio, quando soprattutto entri nel campo della controinformazione, è un po' come cadere nella tana del bianconiglio, vieni colpito da tutta una serie di impulsi, di materiale, di argomenti, di articoli, di video anche esagerati, quelli sì magari molto cospirazionisti, che tendono magari a spaventare molto, ad allontanare o a generare più caos e dubbi. Ci vuole ovviamente molta pazienza e anche un po' di tempo, ma se si fa, è una delle regole insomma anche auree del giornalismo, cioè bisogna risalire alle origini di un fenomeno per capirlo, che poi quel fenomeno
quando si, diciamo, emerge in maniera eclatante ed emerge quindi anche alla popolazione, venga poi in qualche modo, ci sia un tentativo di occultarlo, negandolo. Vabbè, ma cioè, con te quante volte abbiamo parlato? Per esempio, sì, per anni, sì, chi parlava di microchip veniva trattato alla stregua di un pazzo da internare, e adesso i microchip vanno di moda. Chi parlava di gender, e come è successo anche in questo caso a me, Marletta, veniva accusato di spacciare delle panzane perché il gender non esisteva, era una bufala, e adesso, se non sei gender queer, free, fluid e tutto il resto, sei un fascista oscurantista fermo all'età del bronzo. Il grande reset, per settimane si è detto che non esiste, che era l'ennesima teoria cospirazionista, e fa ridere perché basta andare sul sito del World Economic Forum o leggersi uno dei libri di Klaus Schwab, che è tutto nero su bianco, addirittura si chiamano The Great Reset, no? Quindi questi tentativi di cercare di nascondere la verità, quando però ormai quella verità, cioè, cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto, quando però il tappeto è talmente pieno di polvere che ha la gobba del mostro di Loch Ness, sì, e lì diventa un po' difficile da continuare a occultare. Però sta anche a noi, insomma, smettere di mangiare la foglia e cercare di essere un pochino più furbi, vigili, e cercare di informarci di più. Ma guarda, ci sono i debunkers che veramente stanno aggrappati con le unghie sugli specchi, una cosa indicibile. Io inviterei anche chi ci segue a dare un'occhiata ai siti, quelli che vengono detti di informazione classica, su certi argomenti e su certi temi, come vengono trattati, come si cerca disperatamente di cancellare quello che è stato detto e scritto. Quindi sembra quasi una cosa un po' ridicola, per certi aspetti, piuttosto che ammettere la verità, come dici, tanto insomma sono scritte già nero su bianco le cose, si cerca in tutti i modi di mistificare, nascondere. E questa è una cosa abbastanza strana, secondo me, però... Ma devi cercare in tutti i modi di falsificare la realtà, sì, finché non si è creata una campagna in qualche modo di marketing per sponsorizzare quella determinata tematica. E dall'altro, guarda, non ti citerò il minivero orwelliano perché è sdoganato, poi mi prendono in giro che cito sempre Orwell ogni 3x2. No, ti citerò però, ne abbiamo già parlato, quell'articolo pubblicato su una rivista di studi giuridici di Paul Rondon nel lontano 2002, dove spiegava il processo attraverso il quale il gender si sarebbe affermato nella comunità, anche nella comunità eterosessuale. Spiegava, e questo processo che lui spiega è applicabile a qualunque fenomeno di quelli che abbiamo trattato. Bombardamento a livello di propaganda, di media, di spettacolo, arrivando a una saturazione dell'informazione, cioè le persone non ce la fanno più perché ormai sono state bombardate con questo messaggio che ormai gli è entrato in testa, l'hanno recepito, è diventato non solo normale, è diventato noioso. Il bloccaggio, cioè il boicottaggio di tutti quei personaggi critici rispetto a quella determinata tematica, che passa anche attraverso il fenomeno del debunking, attraverso la censura, attraverso il tentativo di screditare, di denigrare, di bullizzare chiunque parli appunto di un fenomeno, e poi la conversione, nel senso che nel momento in cui sei riuscito a bloccare quelli che cercavano di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Cassandre in qualche modo, rispetto a una tematica, quando hai saturato, perché hai reso veramente, hai sfinito le persone con una determinata tematica, come per esempio è successo con il gender, hai convertito l'opinione pubblica, perché hai in qualche modo, sei riuscito a lavorare su delle menti totalmente passive che hanno recepito in informazioni, impulsi in modo appunto passivo e apatico, e non c'è stato un freno, perché tu sei riuscito a bloccarlo. E questi fenomeni funzionano proprio così, cioè blocchi finché non se ne deve parlare, perché non c'è ancora il terreno pronto, poi quando hanno ben seminato iniziano a salire le piantine, allora puoi dire che quello è bellissimo, il genere è fantastico, meraviglioso, non puoi pensare il contrario, i microchip sono comodissimi, fighissimi, viva la mancanza di privacy, è il grande reset, è fighissimo, tant'è che il Time ci dedica la copertina dell'ottobre del 2020 dal titolo Come sarà il futuro, cioè, è tutto sotto i nostri occhi. Poi se noi non vogliamo vedere e preferiamo tenerci le fette di mortadella sugli occhi, quello è un altro discorso, però
non sono gli altri che sono complottisti, sono costoro che sono ciechi. Grazie, grazie di tutte quante queste riflessioni. Enrica, come sempre, ti aspetto prestissimo. Buona giornata. Grazie a te, buona giornata a tutti. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.